Eccoci qua adesso a parlare di campionato di Serie B, un campionato che è iniziato già con il botto. Prima però di parlare del campionato, naturalmente parliamo invece di questa giornata paralimpica, perché è stata una giornata paralimpica fantastica per l'Italia, 3 ori nel nuoto. Ma ricordiamo anche il primo oro nell'atletica grazie a Rijivan Ganeshamurti nel lancio del disco. E in questo momento sulla pedana c'è Omar Tapia. Attenzione, Omar Tapia che punta veramente quest'anno, questa volta all'oro, che invece non è riuscito a vincere naturalmente a Tokyo, era difficile naturalmente, ma questa volta è tra i favoriti. Dopo ricordo anche ci sarà la semifinale con Valentina Petrillo, insomma dell'atletica. Quindi andiamo a vedere questi successi. Intanto, in particolare, Francesco Bicelli, oro nei 400 metri stile libero maschile S7, argento Ucraina, bronzo all'Argentina, ma soprattutto l'oro di Simone Barlan, perché non è solo oro, è anche il record del mondo nei 50 metri stile libero S9. Poi c'è stato il bronzo di Giulia Terzi nei 400 metri stile libero S7 e l'argento di Francesca Tarantello nel triathlon, para triathlon, perché stamattina è stata giornata di triathlon a Parigi e si è tornati anche a nuotare nella critica Senna. Però è arrivato l'oro di Francesca Tarantello nel PTV1. Ma non è finita qui. C'è stato l'oro anche di Plebani nel PTS2, sempre individuale del triathlon. Andiamo a vedere anche questo. Veronica Yoko Plebani, oro. Sì, scusate, argento nel triathlon, e poco fa un altro oro nel nuoto. Abbiamo 3 ori grazie a Giulia Ghiretti nei 100 metri rana SB4. Eccola qui, Giulia Ghiretti. Anche lei ha vinto veramente l'oro, una giornata fantastica nel nuoto, veramente una giornata fantastica nel nuoto. E attenzione a domani, perché domani, ricordo, sarà la giornata di Bebe Vio. Eh sì, debutterà la nostra Teodofora praticamente a Parigi. E quindi naturalmente Bebe Vio va alla caccia del suo terzo oro consecutivo, è la strafavorita, ricordiamo, della sua disciplina. Benissimo, andiamo alla Serie B. Andiamo alla Serie B, un campionato che è partito con 27 gol, pensate un po', 8 vittorie, 3 vittorie esterne in questa giornata. Nessun 0-0, nessun pareggio e nessun anche 0-0, ma c'è la sorpresa e iniziamo dalle partite di sabato. Eccola qui la prima sorpresa, eccola qui la clamorosa sconfitta dell'Hellas Verona di Giacomo Venturi in quel di Arezzo per 3-1. Le reti di Facas al primo minuto del primo tempo, poi Beatrice Bruni al 47esimo, appena neanche iniziato la ripresa, che è arrivato il gol del 2-0 da parte dell'Arezzo. Poi la solita Peretti per l'Hellas all'84esimo, arriva però la botta finale di Bassari all'88esimo per 3-1. Grandissima Ilaria Leoni, che veramente, attenzione Ilaria Leoni, che secondo me o nel prossimo anno qualche big anche della bio, anche qualche potrebbe anche fare salto in A, eh? Potrebbe fare anche salto in A,
lei, e ha iniziato alla grande, l'ha reso come l'anno scorso, inizia con l'acceleratore. Era la sorpresa di inizio campionato dello scorso campionato e adesso veramente inizia con una vittoria contro una big del campionato di B, perché ricordiamo l'Hellas Verona è una squadra che comunque ha quattro scudetti, anche se tutti sono stati presi dalla AGSM quando si chiamava AGSM Verona. Se nella sponda ovest dell'Adige piangono, nella sponda est invece ridono, perché Chievo è sull'ombra della diga e Chievo veramente si diverte, fa un amichevole, un allenamento contro il povero Academy Pavia, che è venuto soltanto in gita, posso veramente dire, a Verona. Inesistente proprio, inesistente la squadra di Silvio Cazzaro. Andiamo a vedere i gol con la quaterna, attenzione, di chi? Roberta Picchi, 18esimo, 27esimo, al 46esimo e al 50esimo. Ragazzi, questa è Roberta Picchi, è inutile continuare, è quasi secondo me una calciatrice veramente regalata alla B, perché sarebbe la categoria superiore, assolutamente. Poi al 33esimo, al 33esimo della ripresa, il 5-0 di Perin, e al minuto, e al minuto 40, al minuto 87, chiude il set Cavallin, quindi 6-0 da parte del Chievo sul Academy Pavia, partita praticamente inesistente, spettacolo veramente clivense. Andiamo alle partite di domenica, orario vergognoso alle 15, Genoa affrontava la Bis Mediterranea, vince, ma vince di misura, soltanto 1-0, grazie al gol di Giulia Giacobbo al minuto 13. Bis Mediterranea, che comunque la partita comunque non l'ho vista, di Rispoli, ha comunque è uscita a testa alta con una squadra nettamente superiore come le Grifone. Grifone che puntano anche al salto di categoria, volevano farlo con Rita Guarino, invece ci proverà, non è riuscito questo colpo veramente fantastico, invece ci proverà Fabio Fossati, e comunque un risultato che era naturalmente sulla carta. Andiamo invece in quel di Parma, perché parliamo di una squadra, la squadra di Colantuono, che è la grande, per me, favorita di questo campionato. Ricordiamo, il Parma è squadra ufficiale, naturalmente sta andando alla grande anche il Parma, naturalmente in maschile in Serie A, e intanto il Parma, a parte la sconfitta contro il Napoli, squadra di Colantuono invece stravince sull'Orobica, come era scritto, per 4-0. Le reti: Rognoni al 24esimo, Ferrario al 29esimo, Eschievo, Laura Peruzzo al 46esimo, e al 90esimo arriva il gol di Zazzera. Quindi inizia alla grande la squadra di Colantuono, mentre l'Orobica di Marianna Marini, naturalmente, rinviata alla prossima, e non sarà facile perché affronterà proprio il Chievo, veramente lanciatissimo. Andiamo invece a Roma, dove l'altra favorita della Serie A, il Bologna, perché il Bologna maschile piange, il Bologna femminile invece ride, perché veramente 3-1 in quel di Roma contro in un campo molto difficile come quello della Res. Le reti di Batelani al quarto minuto, poi era solta Martina Gelmetti al decimo,
Karin Søndergaard al minuto 84 per 3-0, Desiree Palombi al primo minuto di recupero segna, come dire, il gol della bandiera per le padrone di casa. Ottima partenza di Paquera, ex allenatore Hellas Verona, molto molto male invece, molto male la partenza invece di Paolo Ruggeri. Insomma, la Res è una squadra che comunque dovrà giocarsi la salvezza. È importante questo match, quello che si è giocato al San Marino, a città di San Marino. Ricordo, nuovo impianto per la San Marino Academy, che ha lasciato invece il cucuzzolo di Dogana. Vince la Freedom di Ardito per 2-0 in quel di San Marino. Un risultato importantissimo, perché questa è una scontro salvezza. Le reti di Sara Tamborini al 24esimo e di Stella Semanova al 45esimo. Insomma, bella partenza veramente della Freedom di Michele Ardito, che ricordo è stato confermato grazie anche alla sorpresa, male invece la partenza di Francesco Bardanelli, nuovo allenatore del San Marino, che ricordiamo ha sostituito Venturi, che è andato proprio all'Hellas Verona. Andiamo alla un'altra favorita del campionato, ed eccola qui la Ternana di Cincotta, che affrontava proprio il Lumezzane. Il Lumezzane è tra le squadre che sono venute su dalla C più forti. Il Lumezzane io l'ho messo proprio a un progetto grosso, veramente. Sicuramente il loro obiettivo è una salvezza tranquilla, arrivando, diciamo, a metà classifica, ottavo, decimo posto. Per loro sarebbe già veramente uno scudetto. Comunque, vince la Ternana grazie ai gol di Gomez Faria al 40esimo e di Gianna Tarantino al primo minuto di recupero. Il Lumezzane rinviato alla prossima. Comunque esce la squadra di Nicoletta Mazza, non per niente con le ossa rotte, in un campo come Giubbotti di Terni. Insomma, vedremo cosa succederà al Lumezzane nelle prossime gare. Questa non era la gara da vincere per Lumezzane, si sapeva. Non era la gara da vincere. Quindi il campionato del Lumezzane deve ancora iniziare. Andiamo invece alla partitissima. Era la partita della giornata, partitissima quella tra Brescia e Cesena. Al Riga Monti finisce 1-3. Inizia alla grande Alain Conte, altra squadra cesena, grande favorita naturalmente alla promozione, ai tre posti, ricordo, per la promozione. Ricordo che comunque lo scudetto, il piatto verrà dato solo naturalmente alla prima. Le reti sono state segnate tutte nella ripresa. Al minuto 18 Greta Di Lucio per le romagnole, poi Parigia per le leonesse, Lepera al 21esimo, al 39esimo Carolina Tironi per Gela, il Rigamonti per l'1-2 e poi nel recupero Arianna Lin Harvey manda tutti a casa per il definitivo 1-3. Vittoria importantissima questa per Cesena, perché aveva anche la gara proprio più difficile, perché ragazzi, il Brescia comunque vada è una big. Il Brescia ha avuto un campionato l'anno scorso altamente molto molto disastroso, se vogliamo dirla tutta. Il Brescia quest'anno vuole puntare veramente a tornare nella sua categoria, e sappiamo qual è la Serie A, che ha vinto anche due scudetti. Insomma, la squadra di Valenti
se vuole andare in Serie A, queste partite le deve vincere e questa purtroppo non l'ha vinta davanti al proprio pubblico. Insomma, una partenza non tanto positiva, e il Brescia rischia di fare lo stesso campionato dell'anno scorso, mentre anche Alain Conte rischia di farà, ormai possiamo dire che fa proprio il campionato dell'anno scorso, sempre tra le prime. La classifica, beh, è tutta semplice. Poco da dire, naturalmente, chi ha vinto ha preso 3 punti, chi ha perso ha preso 0 punti, quindi non la lascio neanche a leggervela. Andiamo alla prossima giornata 2, che si giocherà non questa domenica, ma il 15 settembre, quindi saremo praticamente a ridosso del autunno astronomico. Iniziamo qua. Non guardate gli orari perché devono ancora essere, verranno decisi. Quindi gli orari non sono neanche da guardare, perché sappiamo tutti che ci saranno anticipi, posticipi, insomma, tante cose. Iniziamo: Bologna San Marino Academy, Cesena Ternana. Cesena Ternana, altra grande prova veramente per la squadra di Alain Conte, mentre per Cincotta è quasi una prova del 9, altro scontro promozione. Freedom Genoa, Lumezzane Res Women, Orobica Chievo, è durissima veramente per l'Orobica, che affronta una squadra che ha dato veramente spettacolo nella prima giornata. Intanto voglio dire nessuno pronuncia la parola serie quella serie A, però naturalmente Chievo, tenendosi le big, secondo me può veramente lottare. Pavia Academy Brescia potrebbe essere veramente scontro veramente tra deluse, soprattutto il Brescia. Poi attenzione, altro big match, Verona Parma. Insomma, l'Hellas Verona non avrà una partita facile in casa nel suo stadio, il Synergy, contro la grande favorita del campionato, il Parma, e poi Vis Mediterranea Arezzo. Questo è il calendario, questo è il programma della seconda giornata. Bene, io ho chiuso, vi auguro comunque una buona serata. Guardatevi stasera lì Paralimpiadi, perché ricordo, sulla pedana c'è il nostro Omatapia. C'è anche stasera Valentina Petrillo nella semifinale. Che dire, naturalmente ci vediamo fra 15 giorni. Ah, mi sono dimenticato una cosa, scusate, è partito il mondiale. Ecco, mi sono dimenticato una cosa, volevo dirvi che è partito il mondiale Under 20 di femminile sabato sera, che si è giocato naturalmente le prime giornate. Stasera invece le favorite, intanto importante il successo della Colombia sull'Australia per 2-0 nel gruppo A, Camerun Messico 2-2. Bello il veramente derby tra Francia e Canada, 3-3 addirittura, mentre addirittura 9-0 del Brasile sulle povere Figi. Squadra simpatia nel gruppo B, quindi il Brasile che parte forte. Ricordiamo che qua possiamo vedere alcune delle giocatrici che poi saranno protagoniste fra 3 anni proprio al mondiale. E poi nel gruppo C, che vedeva la grande sfida tra Spagna e Stati Uniti, e nell'Under 20 la Spagna è nettamente più forte del Team USA. Team USA, che nel giovanile veramente non è in un momento molto molto positivo, addirittura si è visto gli Stati Uniti abbandonare proprio il mondiale, addirittura ai gironcini, cosa immaginabile 10 anni fa. Comunque, l'altra partita è il Paraguay-Marocco 2-0.
Poi nel gruppo D la Germania parte forte 5-2 sul Venezuela, una vittoria netta da parte della National Light. Anche la Nigeria vince però di misura con gol di Sebastino, incredibile, con questi palloni che hanno traiettorie strane. Traiettoria strana ha ricordato un certo gol di Shevchenko proprio contro la Juventus, veramente. Questo è stato una traiettoria strana che è andata a finire sul palo e poi è finita in rete. È la gol dell'1-0 da parte delle Super Falcon sulla Corea del Sud. Stasera invece, se volete, naturalmente si chiude la prima giornata con Ghana-Austria e Giappone-Nuova Zelanda. Si giocano a Bogotà. E invece a Calice, Corea del Nord, gruppo F, Corea del Nord, Argentina e Costa Rica, Paesi Bassi. Ricordo che tutte le partite del Mondiale Under 20 femminile in Colombia le potete vedere gratuitamente su FIFA Più. Naturalmente audio inglese, accontentiamoci di quello. Ma almeno possiamo vederci tutta questa bellissima competizione. Ricordo che il primo mondiale ha 24 squadre ed era finalmente ora. Poteva esserci con questo allargamento a 24 squadre, c'era più possibilità che l'Italia partecipava, ma purtroppo la nazionale Nazarena Galli non si è riuscita a qualificare nemmeno per la fase finale dell'Europeo. Ci riproveremo in Polonia fra 2 anni, nel 2026. Naturalmente speriamo veramente che l'Italia, proprio le nostre azzurrine, ritornano veramente in questo mondiale. Veramente manchiamo dal 2008, dall'edizione giapponese. Bene, adesso è veramente tutto. Naturalmente ricordo che le partite sono in contemporanea e dovete scegliere la partita che vi interessa di più. Bene, ora è tutto. Viva il calcio femminile e vi auguro una buona serata.